stanno per uscire all'inizio del secondo tempo, una botta qualcosa. Sì, una botta sul ginocchio che mi ero fatto male poco tempo fa, però vabbè, ce l'ho fatta tranquillo, però quello che conta è la partita un po' che è andata, abbiamo perso, quindi non è andata bene, dai. Aspettavi magari una probabile meno aggressiva? No, io no, sinceramente, perché io ho visto i video come fanno tutte le squadre, poi avevamo fatto già una grande partita con l'Entella, sono una squadra, secondo me, di tutto rispetto, che hanno meno punti di quelli che meritano. Perché forse è stata una delle poche squadre che come possesso palla l'ha tenuto più di noi in tutto il campionato, diciamo, e ce l'ha dimostrato oggi. Però nonostante questo, le occasioni migliori, diciamo, il primo tempo le abbiamo avute noi. Loro giocavano bene anche e noi con le ripartenze abbiamo avuto queste due o tre occasioni, che purtroppo non sono andate a buon fine. Poi abbiamo preso questo gol dove sono stati bravi loro e un po' di colpa nostra, dai. Eravate un po' sulle ginocchia alla fine, come fiato? Ma no, secondo me no. Non è che eravamo sulle ginocchia, è che quando il primo che sblocca queste partite così chiuse poi è difficile recuperare. Eravamo tutti avanti, loro avendo trovato questo gol ripartivano anche bene, avevano dei giocatori che nelle ripartenze comunque sono pericolosi. Però abbiamo fatto la nostra partita, è un peccato perché magari andando in vantaggio noi con le occasioni che abbiamo avuto poteva nascere un'altra partita sicuramente. C'è un po' di rammarico per quello. Sì, io l'avevo, ma io non è che cambio, a me dei playoff sinceramente l'ho detto già un po' di tempo, a me ne frega proprio niente, dico la verità, come ti avevo detto a te forse poco tempo fa, a me interessa che miglioriamo come abbiamo fatto dall'inizio dell'anno, ci sono queste due partite, 40 punti possiamo arrivarci, è logico che dobbiamo arrivare a 41 se vogliamo arrivare oltre i 40 perché ne mancano due partite, siamo a 35. Però pensiamo a fare le nostre partite perché secondo me è un po' la sensazione che quello che stiamo facendo è un po' sminuito, cioè vinciamo in casa col Pavia normale, vinciamo in casa col San Marino normale, poi così normale non è perché all'inizio dell'anno eravamo partiti per arrivare sopra di loro e tant'è vero poi San Marino batte l'Entella, San Marino batte il Venezia, quindi mi sembra che venga un po' sminuito il lavoro che stiamo facendo e che dobbiamo ancora continuare, dobbiamo ancora finire dato che mancano due partite. Poi l'obiettivo è ancora giocabile, nel senso che abbiamo perso anche gli altri oggi, l'ultima partita allo scontro diretto, quindi è normale che noi abbiamo una partita col Savona difficile, però se riusciamo a fare una vittoria lì poi dipende da noi, perché vincendo poi anche a Reggio, avendo lo scontro diretto e gli altri, vuol dire che andiamo dentro. Però quello deve essere l'ultimo dei pensieri, deve essere quello di fare ancora due buone partite e di chiudere bene l'annata, la cosa più importante. E penso che senza nulla togliere a nessuno, tutti i giovani che abbiamo avuto in squadra hanno avuto un bel processo di crescita e lo testimonia un po' la classifica. Hanno avuto te come maestro? No, ma credimi Sergio, non è la questione del maestro, ho un po' la sensazione io da qualche settimana che siamo un po' sminuiti il lavoro che stiamo facendo, perché io mi ricordo le parole all'inizio dell'anno di tutti, è stato quello di valorizzare e di non arrivare ultimi, parliamoci chiaro, quindi io non ho niente da nascondere e mi sembra che stiamo andando oltre le aspettative, però adesso bisogna fare quel balzello che anche se non arriva per me non è un disonore, perché arrivare decimi in un campionato così importante, cioè parliamoci chiaro, Lumezzane era più attrezzato di noi all'inizio dell'anno, lo dicevano tutti, arriverà dietro di noi. Quindi noi pensiamo a migliorare, a far quello. Poi se viene l'obiettivo, tanto di guadagnato, ma anche se dovessimo arrivare decimi, undicesimi, cambia poco. L'importante è che tutti questi ragazzi magari si troveranno a fare un campionato più importante l'anno prossimo.